Bene, a questo punto abbiamo capito che la fase di ossidazione è una fase estremamente importante, è una fase nella quale e le caratteristiche peculiari del nostro acciaio, composizione chimica, anche microstruttura, perché è chiaro che se partiamo dalla dimensione del grano iniziale grossolana, anche la dimensione del grano austenito sarà abbastanza grossolana. Se la grana sarà invece fine, presumibilmente, se non prolunghiamo troppi tempi di permanenza all'anticona, la nostra dimensione sarà abbastanza fine. Appunto, poi da questa fase in cui appunto siamo in piena austenizzazione, con appunto il nostro acciaio caratterizzato da un reticolo cristallino pubblico far centrato con un'omogeneità non completa, certamente gli elementi chimici, da questa fase dobbiamo effettuare una serie di raffreddamenti e cercare di ottimizzare un processo termico che può avere differenti obiettivi. Noi possiamo avere l'obiettivo di migliorare la lavorabilità del materiale e quindi seguiremo certe procedure termiche, potremmo avere l'obiettivo di migliorare le prestazioni meccaniche, quindi dovremo avere a che fare con un risultato finale differente al precedente, quindi incrementare, migliorare le proprietà particolari. Prima comunque, a prescindere, dobbiamo dotarci di strumenti. Il diagramma ferro-carbonio o un qualunque diagramma di fase, anche multielemento, ternario, quaternario, non ci viene d'aiuto, perché il diagramma ferro-carbonio, vi ripeto ancora una volta, è un diagramma che ci rappresenta ciò che avviene nella nostra lega dopo una sequenza di infiniti stati di equilibrio, che non è quello che abbiamo appunto verificato essere la procedura normale. Cerchiamo di capire cosa avviene se noi effettuiamo raffreddamenti con procedure differenti rispetto appunto a quella propria di un diagramma di fase, ovvero appunto di nuovo la sequenza di infiniti stati di equilibrio. In nel soccorso ci vengono diagrammi un po' particolari, tipicamente denominati TTT, ovvero temperatura, tempo, trasformazione, diagrammi che rappresentano alle ordinate la temperatura, alle ascisse il tempo tipicamente in scala logaritmica, notate lì in alto a sinistra, passiamo da 0,1 a 1 a 10 a 100, cioè non passiamo da 1, 2, 3, 4, ma si passa da una unità di misura all'altra con un ordine di grandezza più su. Questo è un trucco, tra virgolette, che si utilizza spesso nel caso in cui sullo stesso asse voi vogliate rappresentare un numero elevato di ordini di grandezza. Se volete rappresentare da 1 a 1000, abbastanza facile anche con un diagramma lineare, ma da 1 a 1 miliardo, riuscendo a rappresentare con una determinata risoluzione sia quello che avviene intorno a 1 sia quello che avviene intorno al miliardo, l'unico modo è usare un asse logaritmico come appunto questo visto qui in figura. In questo diagramma appunto TTT, vi ripeto, temperature in ordinate, il logaritmo del tempo in ascisse, la trasformazione viene indicata al suo interno con i punti di inizio e di fine trasformazione. Sperimentalmente come si può procedere? Vi propongo un paio di procedure, ma ce ne sono svariate. La prima: numerosi campioni sottili vengono ossidizzati completamente in forno. Cerchiamo di leggerlo pezzetto per pezzetto. Numerosi, perché lo chiamiamo un attimo. Campioni sottili, piccole lamine, perché? Perché il campione sottile, vuol dire una lamina che abbia due dimensioni molto più estese della terza, tutto il pezzo in tutta la sua sezione riesce a seguire la storia termica imposta all'esterno con un'inerzia termica trascurabile. Questo è il motivo della scelta di un provino così particolare. Vengono austenizzati in forno, cioè si prende un forno, in laboratorio ne abbiamo 2-3, vado in forno alla temperatura di completa austenizzazione. È chiaro che stiamo parlando in questo caso di un liprodotto idrico, se è un liprodotto idrico, a meno che non sia in laboratorio, non si può fare questa cosa. E dopodiché li si trasferisce a gruppi in differenti bagni di piombo fuso a differenti temperature. Perché il piombo fuso? Se io prendo 10 provine ad esempio e da un certo forno X a 1000 gradi, cioè con freddo ossidazione, 250 gradi, lo trasferisco tutto il pacchetto in un bagno di piombo fuso, per esempio a 500 gradi, il piombo fuso ha due caratteristiche: A, quella di essere un metallo e quindi trasferisce calore per conduzione; B, è liquido, quindi usa anche la convezione. Sono due mezzi di trasportazione di calore molto efficaci, il che vuol dire che io riesco a portare il mio pezzo immediatamente dalla temperatura di completa ossidazione alla temperatura che sto investigando, 450, 500, 900 gradi, 800 gradi, quella che è.
cioè la transizione da una situazione di completa ossidazione stabile a una situazione differente avviene grazie appunto all'utilizzo di piombo fuso in maniera immediata. Ecco, a questo punto inizio a poter descrivere gli eventi all'interno del diagramma TTT, quindi bisogna dare un'altra indicazione. Il diagramma TTT non ci racconta ciò che avviene durante la fase di austenizzazione, ma ci racconta cosa avviene all'austenite quando la stiamo raffreddando. Anzi, detta in modo un po' più aderente alla realtà, quando la stiamo mantenendo a una temperatura costante inferiore a quella di trasformazione. Vedete che non è la stessa cosa. Per cui praticamente nel passaggio dalla temperatura di austenizzazione alla temperatura di prova, noi abbiamo questa parte verticale che addirittura non viene tracciata, e poi vedete qua inizia la nostra fase in cui raccontiamo ciò che avviene. Abbiamo un pacchetto di 10 provini, immaginate di tirarne fuori uno dopo 5 secondi, lo prendete, lo immergete in acqua, lo raffreddate violentemente, ne prendete un altro dopo 20 secondi, dopo un minuto, dopo due, e fate a cadenze differenti questo giochino del prendere il pezzo e raffreddarlo violentemente. Vi devo anticipare che, ancora non lo sapete, ma quando voi raffreddate violentemente dell'austenite, in molti casi riuscite a ottenere una fase che nel diagramma di fase idrocarbonica non avete ancora visto, una fase morfologicamente molto diversa. In pratica, quindi, che vuol dire? Che prendere il pezzo, raffreddarlo violentemente, poi dopodiché dovete lucidarlo, prepararlo idrograficamente, andarlo a osservare. Io la parte che osservo che non è ferrite perlite è in realtà austenite, che è dettata da questa fase X, anche meno fra un po' parte il sito, ma ancora non lo conoscete. Quindi in realtà io con questo raffreddamento violento riesco, ovviamente capendo cosa è avvenuto, a capire quanta austenite residua aveva questa temperatura dopo un certo tempo X, grazie al fatto che ne leggo quanta fase martensitica ho dopo il raffreddamento violento che ho ottenuto. Cioè qui i raffreddamenti vengono fatti praticamente in verticale. Noi stiamo studiando ciò che avviene per permanenze isoterme a una certa temperatura. Per esempio, dopo 5 secondi io raffreddo violentemente e posso avere tutta fase, chiamiamola martensitica. Il che vuol dire che cosa? Che a questa temperatura, dopo 5 secondi, avevo sempre ancora solo austenite. Poi vedo il provino che ho fatto dopo 25 secondi, sto dando i numeri all'8, e scopro che sulla mia osservazione al microscopio, ripeto, effettuata sul pezzo dopo che sia stato tagliato, lucidato, attaccato, tutta una preparazione a parte, osserverò magari il 5% di ferrite, o magari di ferrite o quello che è, e il 95% di martensite, il che vuol dire che ad alta temperatura il 95% era austenite e il 5% si era già trasformato in questo intervallo qui. In pratica io riesco, basta che c'è un numero abbastanza elevato di provini, a determinare per quella temperatura la durata necessaria a far iniziare la trasformazione e la durata necessaria a farla finire. Il che vuol dire che cosa? Andiamo qui sopra, questo è più chiaro. Log T, temperatura, sto su una cosa di questo tipo qui. Verticale, insomma. Se io per esempio ho qui a un certo punto inizio trasformazione e qui ho la fine, ho determinato per questa temperatura di 550 gradi, facciamo un esempio ovviamente, qual è il tempo di incubazione, si chiama proprio così, cioè quel tempo nel quale io qui ho sì austenite ancora, ma attenzione, è metastabile. Nella stabile si deve una parentesi tonda in sotto, cioè è un'austenite identica a quella che avevo qua sopra in campo di piano austenite, ma la differenza tra questa e questa, che questa a 1000 gradi, se rimaneva a 1000 gradi, rimaneva austenite per l'eternità, bastava spendere i soldi per tenere acceso il fuoco. Questa dopo 10 secondi non può far altro che trasformarsi. Attenzione che se io cambio temperatura il tempo di incubazione cambia,
faccio questa stessa prova, può diventare questo, per esempio, può diventare questo. Se io interpolo, ottengo questo, stesso discorso di qua. Cambiando la temperatura di prova, cambia la temperatura di inizio, la durata del tempo di incubazione, e cambia anche l'intervallo di tempo necessario affinché la mia trasformazione diventi completa. Che cosa si ottiene dal pezzo che ha subito una trasformazione completa a una temperatura intermedia e che poi ho raffreddato violentemente? Non lo servo più mantenere, perché non avrò più alcuna austenite metastabile che possa trasformarsi raffreddando violentemente. Vediamo con una griglia abbastanza fitta, il risultato è questa curva con questa sorta di naso, per esempio. Si chiama proprio naso, anche in lingua inglese, nose, in francese è un naso, usato come appunto per indicare questo valore particolare della temperatura, in corrispondenza del quale il tempo di incubazione è minimo. In tempo di incubazione di che cosa? Di quelle trasformazioni allotropiche basate su nucleazione e crescita che noi in realtà abbiamo già osservato nel diagramma di fase. Cioè noi nel diagramma di fase, in acciaio ipotettolitico, abbiamo osservato tranquillamente che raffreddando da una temperatura superiore a C con 3, prima entravamo nel campo alfa sub gamma, poi rincontriamo la temperatura ipotettolitica dove si trasforma l'ossido residuo in perlite, e poi raffreddando ulteriormente non succede nulla, se non quel piccolo problema della diminuzione molto minima di solubilità del carbonio nella ferrite alfa. In questo caso invece noi abbiamo proceduto in un modo diverso. Noi abbiamo raffreddato violentemente, siamo rimasti a una certa temperatura e abbiamo visto nel tempo cosa va a succedere. Cioè abbiamo agito su un parametro differente. Nel diagramma di fase poi agito sulla temperatura usando un tempo pressoché infinito. In questo caso agite sul tempo usando una temperatura pressoché costante. D'accordo? Vedete qua, per esempio, in questo caso, come si vede ben differentemente la perlite dalla martensita, questa fase particolare che adesso andremo più a raccontare nel dettaglio. Se noi effettuiamo misure di evoluzione dell'austenite metastabile per varie temperature, vediamo che possiamo descrivere delle curve, ad esempio, in cui si ha la percentuale di austenite trasformata in funzione del tempo, sono le curve sigmoidali, e vediamo che possiamo addirittura utilizzare una sorta di regola della leva applicata a questi diagrammi. Non voglio entrare in questo dettaglio perché in realtà è un dettaglio veramente eccessivo per quanto riguarda gli scopi del corso. Va da sé che praticamente in questo diagramma noi abbiamo tre diverse zone, tre forse poco, ne servono almeno quattro. Una zona al di sopra della temperatura di completa trasformazione. In questo caso, ad esempio, abbiamo un acciaio tettoidico, per cui la temperatura di completa trasformazione, essendo un tettoidico, magari un binario ferro-carbonio, è 723, 727, quella che è. Abbiamo quindi questa zona qui, se l'acciaio sta qui sopra e lo fate rimanere, non succede niente, perché rimarrà sempre austenite. È chiaro che tenete il forno acceso. Se noi portiamo il nostro acciaio austenitizzato in campo di austenite metastabile, la zona che abbiamo indicato con la parentesi è la zona che è a sinistra della curva col naso. La zona che è a destra delle due curve col naso è la zona in cui si è completamente formata la fase che nasce, cresce per nucleazione e crescita, il che vuol dire che cosa? Nel caso dell'acciaio tettoidico, sostanzialmente sappiamo già che questo acciaio può formare ferrite e cementite. Nel caso del diagramma di fase, sotto forma perlitica. Se andiamo a giocare sulle velocità, noi potremmo avere delle variazioni anche piuttosto importanti delle distanze delle lamelle, che vi ricordate essere il parametro geometrico principale, e potremmo avere dei costituenti strutturali sempre costituiti da ferrite e cementite, ma come vedremo fra poco, che hanno una morfologia così differente rispetto alla perlite da meritarsi dei nomi differenti. Parliamo di bagnite, e in realtà poi accenneremo alla trostite e compagnia bella. Sono dei costruenti strutturali costruiti sempre da ferrite e cementite, ma con la ferrite e cementite di collocato in maniera differente rispetto alla ferrite, quindi si meritano un nome differente. Poi attenzione che c'è la zona intermedia, quella appunto compresa fra l'inizio trasformazione e la fine trasformazione, dove avete la compresenza di austenite metastabile e fase che si forma per nucleazione e crescita, in questo caso è perlite, che appunto
può descrivere il vostro sistema adottando anche una sorta di regola della leva facilmente descrivibile. Un'altra procedura per determinare l'evoluzione delle curve TTT senza eccedere il numero Rovini è quella che vedete qui. Si prende un pezzo, si posiziona il campione in un forno, questo è il forno a 1050 gradi, si mantiene la temperatura per 5 minuti, si fa scendere parzialmente in acqua il vostro pezzo, in modo tale che la testa stia a una temperatura, la coda stia a un'altra, quindi ogni sezione ha una storia termica differente, e dopo un po' lo si raffredda rapidamente in acqua. Con analisi metallografica e prove di durezza si riesce a determinare, anche in questo caso, lavorando questa volta non più sulla temperatura ma lavorando sul tempo, perché questo è 15 minuti e basta cambiare il tempo e si va a tenere un'altra sezione lungo quest'altra verticale, si riescono a determinare gli inizi e fine della trasformazione. Il meccanismo è molto simile al precedente. Questa qua è la procedura di prima e si ottengono appunto queste curve. Notate un dettaglio, che però un dettaglio non è. Quello che vi ho appena raccontato è sostanzialmente legato a questo naso qua. Questa parte sotto, per il momento, cercate di trascurarla, anche se molto spesso viene indicata nei diagrammi TTT, quindi ve la indico anch'io. Perché? Perché in realtà il diagramma TTT non è il diagramma ottimale per rappresentare trasformazioni martensitiche, che invece sono trasformazioni che sono legate a un raffreddamento continuo e veloce, per cui non possiamo utilizzare questi diagrammi. I diagrammi TTT sono diagrammi, appunto, le scoggiate dal signor Bain. Chi di voi ha maggiori curiosità, sul sito didattico c'è scaricabile il libro del signor Bain, che ha appunto scoggiato questi diagrammi verso la fine della seconda guerra mondiale, per cui non è roba antichissima, insomma, d'accordo? E furono scoperti appunto queste microstrutture, tant'è che appunto una struttura fondamentale, un costante strutturale fondamentale, prende il suo nome, bainite, dal signor Bain, appunto, che identificò per primo questa struttura particolare e che riuscì in qualche modo a sistematizzarla all'interno di una struttura organica, perché altrimenti si facevano le foto, si facevano le sezioni, si facevano le foto, ma non si sapeva cosa si stava ottenendo, insomma. Come vi dicevo, appunto, il diagramma TTT è una rappresentazione cinetica della decomposizione dell'austenite. Cinetica vuol dire che il tempo fa il ruolo fondamentale della decomposizione dell'austenite mediante mantenimenti isotermici per differenti durate fino al completamento della reazione. Qui, per esempio, è un diagramma TTT tipico. Distingueremo il diagramma TTT di un acciaio detto idico, ipo detto idico o idro detto idico, sicuramente a differenti campi presenti, e poi sicuramente la temperatura di completa austenizzazione. In questo caso, questo che acciaio è, secondo voi? Non ho sentito io. Ipo. Avete Acon3, Acon1, non può che essere un ipo detto idico, perché altrimenti avreste avuto qualcos'altro. Inoltre, poi aggiungiamo i campi presenti, sebbene la temperatura di trasformazione cambi e il tempo di incubazione cambi, ma in corrispondenza dell'asintolo debbono per forza coincidere con i valori che otterreste con un raffreddamento molto lento, perché all'asintoto, cioè per tempi molto lunghi, noi di nuovo andiamo a coincidere con le trasformazioni che leggeremo sul diagramma di fase. Un acciaio ipoidottoidico deve per forza di cose iniziare una trasformazione da austenite a ferrite protettoidica in corrispondenza di intersezione con Acon3, formando appunto ferrite primaria, ed è quello che leggete fra queste due temperature. Al di sotto di questa deve iniziare la trasformazione dell'austenite residua in ferrite. Quindi in realtà l'asintodo orizzontale che leggete qua sopra altri non è che il diagramma di fase per quella determinata composizione chimica. È chiaro però che tutto ciò poi perde in realtà nel caso di raffreddamenti improvvisi troppo rapidi, dove appunto l'incubazione svolge un ruolo importante e dove possiamo appunto far nucleare, come vedremo fra un attimo, anche altre fasi o altri costituenti strutturali. Al di sotto di una certa temperatura di permanenza, vedete? Non compare più l'alfa più per ferrite, ma addirittura il campo alfa e il campo alfa della ferrite protettoidica
e la perlite si fondono insieme e c'è un solo intervallo di transizione dove si dà luogo alla cosiddetta bainite. La bainite è sempre un costituente costituito da ferrite e cementite, ma mischiati insieme in modo differente, come vedremo fra un attimo, d'accordo? Quindi può, appunto, il sistema cinetico può funzionare in maniera molto diversa. Vediamo un po' la cinetica di trasformazione dall'austenite, ad esempio la perlite. Le trasformazioni perlitiche hanno innanzitutto luogo per temperature di permanenza abbastanza elevate, sono nella parte alta, quella che di fondo più si avvicina a ciò che leggete nel diagramma di fase, vi ricordo sempre questo. La trasformazione perlitica è legata a fenomeni diffusivi del carbonio e degli, qui aggiungerei eventuali, come detto ci sono sempre, degli eventuali elementi di lega presenti nell'austenite. I carburi che si formano sono sia delle cementite legate, che vuol dire cementite legate? La cementite è F3C. Qualche atomo dell'F3C viene sostituito da qualcos'altro, da cromo, da quello che c'è disponibile, d'accordo? Oppure carburi legati veri e propri, quali ad esempio l'M23C6 che abbiamo visto prima. Cioè possiamo avere anche la formazione di carburi ad alta temperatura in questo tipo di acciai durante questo tipo di raffreddamento. L'aggregato, cioè l'insieme di fasi presenti che costituiscono questo costituente strutturale, è, come abbiamo già visto, lamellare. La distanza interlamellare diminuisce con la diminuzione della temperatura. Che voglio dire? Stesso acciaio, stesse condizioni di ostinizzazione, la perlite che ottengo qua sopra è completamente diversa da quella perlite che ottengo qua sotto. Attenzione, se la distanza interlamellare è differente, vuol dire che ho un comportamento macroscopico diverso. La R con S è diverso, notate bene, vuol dire stessa composizione chimica, stessa microstruttura, ma un parametro differente mi cambia la reponessa anche di molto. Questo voglio sottolinearlo perché basta poco per avere un acciaio completamente differente. Un acciaio può non essere conforme alle specifiche di un capitolato, non solo perché è sbagliata la composizione chimica, ma magari perché gli è stato fornito nelle condizioni termiche, con il trattamento termico sballato. E un trattamento termico sballato gli può dare valori di R con S di un terzo rispetto a quelli previsti dal capitolato e quindi inaccettabilità del manufatto stesso. Qui vediamo appunto il meccanismo di trasformazione, la ferita che cresce, il carbonio, qui si va per onde di concentrazione, praticamente il carbonio va dalle zone che casualmente si trovano a essere favorite verso le zone che vanno a formare la mela di cementite, impoverendo le zone intermedie, quindi praticamente la cementite che si forma ciuccia il carbonio, ciuccia magari, prende il carbonio, perché poi c'è chi lo scrive nei compiti, preleva il carbonio dalle zone limitrofe, no, proprio c'è una sorta di ispirazione che va. Guardate, qui è abbastanza strana la cosa, vorrei sottolinearla perché forse tendo un po' a banalizzarla. Qui praticamente avete un carbonio che va da dove ce ne sta di meno a dove ce ne sta di più. Ve la ripeto, la diffusione, voi avete visto sempre che la diffusione è da dove ce ne sta di più a dove ce ne sta di meno. Qua il carbonio sta andando da dove ce ne sta di meno a dove ce ne sta di più, perché se per qualche motivo mi si nuclea questo carbonio e questa perlite, la perlite è costituita da zone di ferrite e zone di cementite, ma prima di essere cementite e ferrite saranno zone di austenite con un po' più di carbonio e zone di austenite con un po' meno di carbonio, giusto? Ma per arrivare alla cementite, che vi ricordo avere una concentrazione di carbonio pari al 6,67%, e per arrivare alle ferrite, che praticamente ce l'ha zero, voi dovete avere che tutto il carbonio, praticamente alla ferrite, migra completamente nella cementite. Questo perché? Beh, questo era uno dei limiti della descrizione della diffusione attraverso i concetti relativi alla concentrazione, perché in realtà per comprendere bene la diffusione dovreste parlare non di concentrazione chimica degli elementi, ma di loro attività chimica, che è un parametro che normalmente coincide con la concentrazione, ma a volte no. Questo è un caso in cui non coincide, d'accordo? Il risultato finale è quello che vedete qua. Questa è una micrografia, questo è un disegno, questo è una micro, letteralmente con lo suo marker, vedete? Quindi questa distanza qui sono 25 micron, quindi potete misurare anche abbastanza agevolmente, in questo caso almeno, la distanza tra le lamelle. Vi dico in questo caso almeno perché ci sono dei casi in cui in effetti non è così facile misurare la distanza tra le lamelle perché sono estremamente fitte, però questo è abbastanza bello a vedersi. Bainite. La bainite invece è ottenuta per permanenze a temperature inferiori rispetto a quelle della perlite.
Mentre nel caso precedente la fase nucleante era la cementite, che poi di fondo erano le zone dell'austenite più ricche in carbonio, in questo caso invece la fase nucleante è la ferrite. Domande, ragazzi? Sento un borbottio, non parlate per voi, il vostro collega sa meglio di me, ne sono convinto. Chi ha domande? Su. Ditemi, fate domande, eludemi, lasciate andare avanti senza aver capito la parte a monte. Dove vi siete fermati? Tutto chiaro? Potete seguire la testa, così sono contento, tutto chiaro. Dica, brava, così mi piace. Dica. No, sulla slide di prima, praticamente il comportamento, come veniva chiamato, di migrazione, diciamo. È diffusione, è proprio diffusione. Sì, sì, però allora la diffusione, quando ne parlavo durante il corso, dicevo che fondamentalmente si comportava tutto come se gli atomi si spostassero da dove ce ne stava di più a dove ce ne stava di meno. Immagini due bicchieri d'acqua con un buchino in mezzo, con un tubicino che li collega. Lei sa che in un bicchiere ci sta questo livello e nell'altro ci sta questo. Se li collega e apre il rubinetto, non è diffusione, però è un esempio abbastanza calzante. In realtà, quello che vi sto raccontando qua è come se lei vedesse questo, che è un po' strano, perché è un discorso relativo all'attività chimica del suo sistema, che in questo caso è un parametro che non coincide con la concentrazione, d'accordo? Quindi e questo è il problema. Comunque il meccanismo di formazione della cementite o della ferrite protettica, o come vedremo fra un attimo, della bainite, è sempre un meccanismo diffusivo. Vi ripeto ancora una volta, per il meccanismo diffusivo intendiamo un meccanismo nel quale gli atomi si spostano per distanze uguali o superiori a distanze interatomiche, ed è un meccanismo che in quanto diffusivo ha luogo per nucleazione e crescita. Vi ricordo, il meccanismo di nucleazione, abbiamo dei nuclei critici che vengono a crescere, nucleo critico la cui dimensione dipende molto dalle condizioni a cui ci troviamo. Abbiamo visto la parte di solidificazione, ad esempio, dove abbiamo visto gli aggregati di atomi che potevano o evolvere accrescendosi o disgregarsi completamente a seconda della dimensione che loro avevano casualmente nel tempo e nello spazio. D'accordo? In questo caso, per quanto riguarda le trasformazioni allo stato solido, vi ricordo ancora un altro dettaglio, che quella nucleazione che abbiamo visto nel caso del solido, la nucleazione basata sostanzialmente su una nucleazione tipo omogeneo, in realtà non è esattamente quello che avviene normalmente nel caso di una trasformazione allo stato solido, perché nello stato solido abbiamo tipicamente trasformazioni che nucleano laddove energeticamente più predisposte, bordi grano, giunti tripli. È un po' come quello che lei vede quando fa una pentola di pasta, vede l'acqua bollire, ma l'acqua a bollire non bolle quasi mai dalla massa dell'acqua, ma inizia sempre a bollire per esempio in corrispondenza delle superfici, che sono superfici che hanno dei nuclei di ebollizione. Quindi anche lì abbiamo una ebollizione che nasce, una trasformazione di fase che nasce in maniera non omogenea, perché è concentrata sulle superfici. D'accordo? Però in effetti, quindi se va a cercare di descrivere quel meccanismo con le funzioni relative alla diffusione e nucleazione, non ci riesce, perché non corrisponde. Perché quelle reazioni che vi ho raccontato nascono dal presupposto di avere a che fare con una nucleazione omogenea su tutta la massa del pezzo. Però funziona. Altre domande? Dicevo, trasformazioni bainitiche, in questo caso la trasformazione nucleare nelle zone appunto ferritiche, possiamo distinguere in bainite superiore e bainite inferiore, più o meno in base alla temperatura alla quale ci troviamo. Quelle a temperatura un po' più alta, ma che sono un po' più basse rispetto alla zona di stabilità della perlite, sono chiamate appunto bainite superiori, quelle più in basso bainite inferiori. Le differenze sono appunto matrice di ferrite con placchette di cementite, o in questo caso abbiamo la formazione di un carburo piuttosto fine con placchette anche di cementite. Le foto che potete osservare qui sono quelle che vedete qui in questo caso, è una struttura più fine rispetto alla precedente, non abbiamo più un deltoide lamellare costruito da lamella alternata di cementite e ferrite, ma abbiamo una matrice ferritica e dei frammenti a volte molto molto fini appunto di cementite, quindi una struttura più sminuzzata, più frantumata rispetto a quella perlitica. Professore, dica. No, si può rimettere un attimo? Certo. Lei ha scritto bordi grano di gamma. Sì. Allora, quando c'è il bordo grano, guarda, l'avete fatto. Questo qua. Sì. È il precedente bordo grano dell'austenite, che non viene completamente cancellato, quindi rimane là questo sposto di ricordo, diciamo in qualche modo, dove appunto era presente la gamma, che lei poi ha raffreddato, è diventata metastabile ed è diventata in questo caso bainitazione. Qui vediamo ciò che si ottiene per
temperature di permanenza differenti per lo stesso acciaio. Perlite grossolana, per esempio qua sopra, sì. Perlite fine, benite. Notate appunto, questo è quasi indistinguibile fondamentalmente, la microstruttura si vede con l'ingrandimento di quel tipo, si vede molto poco, un occhio è difficoltoso distinguere la vanite dal resto che c'è. Quindi metto a fianco, vi ho messo a fianco apposta un pezzo di diagramma di fase, perché qui abbiamo a che fare con acciaio tettoidico, sostanzialmente il diagramma di fase è sempre valido, ma non per le condizioni di raffreddamento che abbiamo adottato per raccontare il diagramma TTT, sino che fosse per l'asintoto. All'asintoto abbiamo nel diagramma di fase che il risultato unico sarebbe questo. Se noi prendessimo il diagramma di fase, raffreddassimo secondo il diagramma di fase, lentamente lentamente, andassimo a temperatura ambiente e andassimo a vedere qual è il risultato, è questo. Questo e questo li otteniamo invece per permanenza isoterma a temperature più basse, e quindi situazioni in cui abbiamo concesso delle modifiche al processo di nucleazione e crescita, abbassando la temperatura abbiamo incrementato l'importanza della nucleazione rispetto alla crescita, aumentando l'importanza della nucleazione rispetto alla crescita abbiamo reso la struttura via via sempre più fine, perlite fine, cioè a distanza interlamellare molto più sottile, o addirittura sminuzzamento, frantumazione della cementite in modo estremamente fine, qual è appunto la situazione della bainite, dove c'è una matrice di ferrite con dei pezzettini molto dispersi di cementite stessa. Chiaro questo passaggio? Quindi in realtà nel diagramma di fase l'unico commento che potete fare oggi, giusto, era questo per acciaio tettoidico. Oggi avete scoperto che potete ottenere anche questo e questo per la stessa composizione chimica, partendo dallo stesso acciaio, partendo dalle stesse condizioni di ossidizzazione, modificando le condizioni di raffreddamento. E quindi giocando su differenze nell'importanza dei meccanismi di nucleazione e crescita e quindi di generazione della ferrite e della cementite. Ma attenzione, sempre ferrite e cementite abbiamo qua, ma morfologicamente così differenti da non solo meritarsi un nome differente, qui potrebbe essere solo un problema di designazione, ma addirittura da darci proprietà meccaniche completamente diverse. Trasformazioni martensitiche, prego. La benite, quindi la ferrite è minima proprio. No, che minima? Che ha una cementite. No, non è minima, guardi, lo vede qua. Sostanzialmente qua il nero è cementite, cioè qui è incasinato sostanzialmente questa foto, perché lo strumento non è più quello giusto per poter fare questa fotografia, ma cementite ce n'è, non è frantumata, è spezzettata in tanti pezzettini, d'accordo? Poi attenzione, qui una domanda che spesso mi fanno: ma qual è meglio, qual è peggio? Io non posso dirvi il meglio e il peggio, perché dipende che ci dovete fare. Anzitutto dipende a che fase della lavorazione state. Se ancora dovete lavorare il vostro pezzo, queste non saranno le condizioni migliori. Dipende che dovete farci. Se volete utilizzarlo, dovete incrementare i meccanismi di rafforzamento. Insomma, non c'è il meglio e il peggio assoluto, dipende cosa dovete farci e cosa volete ottenere dal vostro pezzo. Vi dicevo prima, nel diagramma TTT c'è una zona sulla quale ho glissato un pochettino, anzi qua la vedete descritta già. Vedete il naso perlitico, sotto un po' vago, il signor Bain, che di qua appunto vorrà vedersi il libro, si fa quattro risate, in realtà questa parte bassa la fece proprio sbagliata, era proprio sbagliata, perché la procedura sperimentale era errata, non era assolutamente inesatta. Sotto una certa temperatura, quale non vi posso dire perché dipende molto da una serie di condizioni, non ultima la composizione chimica del nostro acciaio, il processo di nucleazione e crescita del miscuglio ferrite cementite non è più possibile. Cioè sotto una certa temperatura, che tra poco chiameremo con M con S, martensite starting, cioè quella temperatura alla quale inizia la trasformazione martensitica, abbiamo la ossidante residua che istantaneamente diventa martensite. La martensite che cos'è? È una fase, quindi è una fase con la stessa identica dignità della ferrite, della cementite, eccetera. A sua volta oltre ad essere una fase anche un costruente strutturale, ma comunque è una fase che si ottiene dalla austenite mediante spostamenti degli ioni, degli atomi, scusate, perché qui ioni nel senso che siamo in un legame metallico, che sono ioni immersi in un mare di elettroni, ma comunque atomi insomma, inferiori alle distanze interatomiche, cioè gli atomi si spostano, ma io ho raffreddato così rapidamente non consentire a nessun meccanismo di diffusione di attivarsi, il che vuol dire non che gli atomi sono congelati,
perché possono anche avere situazioni di questo tipo, ma non è quello della trasformazione martensiana. Gli atomi si spostano perché il reticolo cambia, il reticolo non è più cubico corpo centrato, il reticolo diventa tetragonale corpo centrato, è un altro reticolo. Quindi cambiando il reticolo io qualcosa ho cambiato, ma le distanze alle quali i nostri atomi si possono spostare sono inferiori alle distanze intraatomiche, e per definizione questa non è più diffusione. Come vi dicevo, il reticolo è tetragonale corpo centrato con il carbonio che va in posizioni reticolari molto particolari, si va a posizionare lungo, diciamo un lato lungo del nostro cubo, e lo va a distorcere. La distorsione implica poi un aumento di durezza del nostro pezzo. La distorsione implica che un parametro reticolare può aumentare anche parecchio, e c'è un legame ben preciso: il rapporto fra C ed A diventa via via sempre più grande quanto più alto il tenore di carbonio. Quanto più carbonio c'è, tanto più adesso va a rompere le scatole e si va a allungare il nostro reticolo. Tanto più il reticolo è allungato e distorto, tanto più elevata la durezza del nostro pezzo. D'accordo? La martensite tipicamente appare sotto forma di placchette, queste sono le placchette martensiti che possiamo osservare mediante il microscopio elettronico, scusate, il microscopio ottico. E dettaglio non trascurabile, perché vedremo che fra un po' questa avrà un'influenza fondamentale: la trasformazione da una struttura cubico faccia centrale a una struttura tetragonale corpo centrato, cioè da una austenite a una martensite, avviene con aumento di volume specifico. Il pezzo, d'accordo? Si espande, il che nel caso di pezzi di dimensioni particolari, di dimensioni elevate e di forme un po' particolari, può portare a grossi problemi. Qua vi porto un confronto tra i vari reticoli: l'austenitico, il ferritico e il martensitico, che è una sorta di ferritico allungato. In pratica, consentitemi questo passaggio un po' particolare, ma insomma, nella trasformazione martensitica l'austenite, fra virgolette, sa che dovrebbe diventare qualcos'altro, ma non ha abbastanza tempo per diventarlo, e la diventa qualcosa di intermedio. L'austenite sa che dovrebbe diventare ferrite, ma non si lascia il tempo sufficiente e noi ci si avvicina il più possibile, ma più di tanto lo riesce a fare, insomma. D'accordo? Qui vediamo un po' di acciai, scusate, un po' di curve TTT per tre tipi di acciai differenti: un acciaio ipotettoidico, eutettoidico e iperotettoidico. Ve lo sottolineo perché potrà capitarvi anche di doverlo commentare in sede di esame. L'acciaio eutettoidico lo distinguete al volo perché trovate qua a comune come temperatura di austenizzazione, l'acciaio ipotettoidico trovate a comune a con 3, l'acciaio iperotettoidico trovate a con 1 e a CM, e solitamente il trattamento termico, se viene descritto, viene raccontato partendo da una temperatura intermedia fra a con 1 e a CM e non sopra a CM, per quel discorso relativo alla parziale austenizzazione. Vediamo che succede. Se si prende un acciaio, lo si austenitizza, questo è un acciaio 1% carbonio, 0,3% silicio, 0,4% manganese, sto permanendo a 600 gradi centigradi, e avete appena visto cosa avviene come processo di trasformazione per nucleazione e crescita. Facciamolo, che vi siete distratti. Scusate, ho sbagliato. Stiamo a questo punto un po' riepilogando, per cui nuclea, comincia a nucleare una nuova fase perlitica, l'austenite viene mangiata via via con frazione volumetrica che aumenta di perlite fino a scomparire in corrispondenza del termine della trasformazione. A questo punto, per rimanere per lungo tempo a livello di fase e cosiddetto strutturale, non cambia nulla. Per rimanere molto tempo potrebbe voler dire cambiare un po' qualche parametro, che so, dimensioni di grano, eccetera, ma sostanzialmente quelle fasi come costruzione strutturale non cambia nulla. Se si abbassa la temperatura e se invece 400 gradi vado a utilizzare i 600 gradi, 400 gradi, osserviamo che il tempo di incubazione è differente rispetto a prima. Quando arriva, qui notate che spesso cambio la scala perché sennò diventa troppo lento in questa simulazione, per cui vedete lì
per 1, per 10, per 100, per 1000, la velocità di simulazione sostanzialmente, vedete che nascono, nucleano in corrispondenza dei giunti tripli, non unicamente dei giunti tripli, ma con una certa probabilità in corrispondenza dei giunti tripli, che sono già in zone del grano molto distorte, quindi hanno a disposizione una elevata energia libera disponibile per far avere le trasformazioni. Notate che a questa temperatura più bassa la struttura è assolutamente molto più fine, e quindi abbiamo a che fare con una struttura decisamente più fine e meno chiara, evidente, netta di quella che abbiamo visto recentemente. Invece di una perlite abbiamo a che fare con una bainite. Se invece permaniamo staticamente a 150 gradi, notate che praticamente vuol dire che io da 1000 gradi, da 150 gradi dove stavo, sono andato praticamente qua, sono andato a finire sotto M con S, quindi un parte della mia austenite mi è immediatamente diventata martensite, sono queste barchette qua. E vedete? Se io resto qua indefinitamente non vedrò nulla. Cioè permanere isotermicamente dopo un raffreddamento violento dalla temperatura di ossidazione in una temperatura compresa fra la M con S che ho definito un attimo fa e fra poco definiremo una certa M con F, martensite finishing, cioè la temperatura al di sotto della quale tutta l'austenite diventa martensite, mi implica il fatto che la permanenza di questo acciaio a questa temperatura non comporta alcuna trasformazione allotropica dell'austenite residua, cioè resta così. Questo vedremo che avrà un effetto piuttosto importante in una serie di acciai in cui vedremo che ci sono delle difficoltà nell'applicazione di questi concetti. Tutto questo abbiamo appena visto, è molto utile, però ancora purtroppo ha un'applicabilità abbastanza limitata. Sosta? 5 minuti.